Prima di iniziare, ragazzi, voglio dirvi che questo video l'ho registrato subito dopo quello precedente, quindi io avevo ancora l'intenzione di concludere questa serie. Però leggendo tutti quanti i vostri commenti ho visto che comunque in tanti tengono a questa carriera e ho deciso di fare ancora un altro anno con il Napoli. Mi raccomando però, ragazzi, il proseguo di questa carriera dipende praticamente da voi. Se vedo che c'è il supporto io la porto più che volentieri, se vedo che comunque vi iniziate un po' a stancare devo comunque interromperla, perché io ho in mente anche tante altre serie da portare e quindi se vedo che questa qui inizia a scocciare è ovvio che la sostituisco con un'altra che ho in mente. Quindi mi raccomando, fatemi sapere con un bel mi piace sotto ogni video di questa carriera che volete comunque il proseguimento di questa serie. Io vi lascio al video, buona visione, bella! Bella a tutti ragazzi, qui è Giuetrenessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui con l'episodio numero 14 con la carriera presidente. Se vi ricordate, nell'ultimo episodio abbiamo provato a chiudere per Drogba, che ci ha detto di no perché è un giocatore abituato a essere protagonista, così ci ha detto la nostra segretaria, e quindi abbiamo bisogno di qualche altro giocatore da comprare. Abbiamo bisogno di una punta e di una seconda punta e quindi le selezioniamo. Nella lista trasferimenti c'è solo Drogba e quindi ci abbiamo già provato e ci ha detto di no. Nei prestiti c'è Neymar. Perché abbiamo messo Neymar nella lista dei prestiti, che è con noi Neymar? Non lo capirò mai, ragazzi, non lo capirò mai. Fa tutto il nostro allenatore, io non posso decidere queste cose, quindi non mi venite qui sotto a dire nei commenti perché è venduto quello, fanno tutto loro. Io posso solo cercare di comprare qualcuno. Nei free agents, che forse saranno quelli svincolati, c'è Paloschi, che ha 22 anni ed è un 66. Io sinceramente vorrei qualcuno di più forte e quindi niente. Qui ci sono tutti quelli più forti, quindi nulla. Andiamo a vedere nel gruppo delle squadre, quelle lì che non sono presenti su FIFA, quindi altre. Vediamo un po', abbiamo Idovic, Farfan anche, ma non c'è, ragazzi, nessuno che ci possa servire. Quindi siamo messi veramente male. A questo punto andiamo a vedere qualche giocatore qui da comprare. Tra quelli forti sono questi qui. Potrei provare a comprare magari un Agüero, ma non ci penso neanche perché ha un valore troppo alto. Pensate che Drogba ci ha detto che non può venire perché è abituato ad essere un protagonista e lui ha un valore di 7 milioni. Quindi io da Drogba in su non posso prendere nessuno sicuramente. In quelli giù invece abbiamo Hulk, che magari potrebbe essere utile, a 26 anni. Oppure anche Benzema, che ne ha 24, però ha un valore veramente altissimo. C'è Higuain dell'Inter, ovviamente, ma non vorrei andarlo a strappare all'Inter. C'è Totti, ma non mi interessa. C'è Van Persie del Barcellona. Ma lo facciamo un tentativo per Higuain? Che dite? Che ha 5 milioni come valutazione e sta anche crescendo, giusto? Eh sì, sta anche crescendo, quindi potrebbe diventare ancora più forte, ragazzi. Un tentativo per Higuain lo faccio e non posso farlo, non so perché. Ah, forse perché devo aspettare un giorno, perché la trattativa per Drogba è ancora in corso, quindi devo aspettare un giorno, quindi avanziamo solo di uno nel calendario e poi rifacciamo la trattativa per Higuain. Eccoci qua, siamo tornati, lo facciamo questa benedetta trattativa con l'Inter per Higuain. Magari ce lo danno, visto che loro sono già primi in classifica. Comunque andiamo avanti nel calendario e aspettiamo una risposta. Purtroppo il tempo scorre qui, vanno troppo velocemente, poi posso fare solo una trattativa alla volta e questa cosa anche mi scoccia abbastanza, perché il tempo va così avanti velocemente e noi non riusciamo a concludere niente. Comunque vediamo un po' la partita contro il Chievo, mi sembra, l'andremo a guardare in modo veloce, assolutamente. Esatto, e contro il Chievo in casa vinciamo 2-1, perfetto, gol di Hamsik e gol di Lavezzi. Ok, va bene. Questa è la classifica, siamo al quinto posto a meno 1 dalla Roma. Siamo sempre lì lì, ma non riusciamo ad agganciare alla Roma. Sono circa 4-5 partite che siamo lì a pochi punti di distacco. La prossima sarà contro l'Inter, prevedo già una mazzata, non la sto a guardare perché l'ho vista già nell'ultimo episodio della partita con l'Inter, quindi non voglio vedere un'altra partita uguale. L'Inter al primo posto, noi proveremo a fare del nostro meglio e perdiamo 2-1 con un gol di Lavezzi all'ultimo. Quindi stiamo perdendo 2-0 con gol di Pazzini e gol di Schneider. C'è anche Schneider nell'Inter, cioè sono veramente fortissimi. Purtroppo allunghiamo il distacco dalla Roma, che è salita a 4 punti perché ha vinto la sua partita. Attenti anche il Milan, che è lì a un solo punto da noi. A questo punto andiamo avanti nel calendario perché la prossima partita sarà contro il Genoa. Bisogna assolutamente tornare alla vittoria
e non mi fanno sapere ancora niente per Higuain. Perché non mi dite niente che fate passare così tanto tempo? Vinciamo 2-1 intanto. Bella vittoria fuori casa in un campo difficilissimo con gol di Lavezzi e gol di Matic. Chi l'ha preso Matic? Il nostro allenatore. Comunque siamo lì perché la Roma ha perso la sua partita e quindi i punti di distacco adesso è uno solo. Bene. Ma Matic chi l'ha comprato? Il nostro allenatore. Finalmente stanno facendo... intanto Higuain è saltato. Ovviamente è saltato all'ultimo giorno di mercato e quindi non posso fare nessun'altra trattativa. Accidenti. Però il nostro allenatore sta rinforzando la squadra perché ha comprato Matic, giusto? Eccolo qui, Matic. 24 anni e un 73. Va bene, va benissimo, va benissimo. Noi purtroppo non possiamo fare nessun'altra trattativa perché i giorni sono pochi a disposizione. Non ci provo neanche. In due giorni non riusciamo assolutamente a concludere niente. E quindi andiamo avanti. Ci saranno anche i sorteggi dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Speriamo assolutamente di beccare qualche squadra alla nostra altezza. Non so che quali siano le squadre presenti in Europa League, però sicuramente ci sono squadre più forti di noi. Andiamo a vedere questa partita rapidamente. Contro il Siena vinciamo 1-0 con gol di Callejon all'82esimo. Proprio nel finale, signori, proprio nel finale. La Roma però continua a vincere, l'Udinese continua a vincere, l'Inter ha battuto anche la Juventus e quindi è lì, guardate, a 9 punti di distacco l'Inter, sta dominando questo campionato. Noi siamo lì a quota 46, almeno abbiamo aumentato il distacco dal Milan che è a 43 punti e noi siamo a 46, sempre a meno 1 dalla Roma. Ci saranno quindi adesso i sorteggi dei sedicesimi di finale. Siamo a febbraio, stiamo andando avanti molto velocissimi e abbiamo preso il Valencia, molto velocissimi. Intanto il mio italiano incredibile. Ci poteva andare peggio perché c'è anche l'Atletico Madrid, l'Atletico Bilbao, il West London White, dovrebbe essere il Chelsea, c'è anche il Manchester United. E cos'è, la Champions questa? E di qua tutte quante le scarse, perfetto. Palermo, Grateroce, cioè guardate qua il Palermo è andato a prendere il Gardenova lì, anche la Roma che va a prendere il Bordeaux. Abbiamo preso il Valencia, cioè questi qua ci distruggono. La Fiorentina ha preso il Galatasaray e l'Udinese ha preso il Teresel Vargan lì, come cavolo si chiamano queste squadre. C'è anche il Bayern Monaco, l'ho visto all'ultimo, c'è il Bayern Monaco, mamma mia. E qua ragazzi, qua siamo fuori praticamente, siamo fuori, ma siamo proprio fuori sicuro perché non ce la faremo mai. La prossima partita quindi sarà contro il Catania, vinciamo 2-1, perfetto, l'abbiamo vista in modo velocissimamente con gol di Lavezzi e gol di Lavezzi, perfetto, quindi doppietta del Pocio. La Roma pareggia e finalmente, quindi siamo riusciti nel sorpasso, l'Inter continua a vincere, la Juventus ha pareggiato, anche l'Udinese vince. Quindi siamo lì a quota 49 punti, torniamo al quarto posto, sarà dura riuscire a mantenere quella posizione perché le altre vanno fortissime. La Juventus è addirittura scesa al terzo posto e l'Udinese al secondo, incredibile. L'Udinese avrà una squadra fortissima perché secondo me lì davanti hanno ancora Sanchez e Di Natale. E con quell'attacco, ragazzi, Sanchez e Di Natale, ci credo io che fate veramente delle bellissime prestazioni. La prossima sarà proprio contro l'Udinese, che è al secondo posto. La andremo a guardare in modo velocissimamente e pareggiamo 1-1 con il gol di Overton all'83esimo, quindi stiamo anche perdendo. La Roma ha pareggiato la sua partita e quindi per fortuna siamo ancora lì al quarto posto, a meno 1 dalla Roma. Perfetto, potevamo, diciamo, agganciare o comunque cercare di avvicinarsi alla Juventus e all'Udinese. Non ce l'abbiamo fatta, però non fa niente, va bene così. Adesso però andiamo a guardare in campo la partita contro il Valencia. Sarà una partita difficilissima, giocheremo in casa e voglio dare molta importanza a questa Europa League, quindi le partite le andremo a guardare sempre sul campo, quelle di campionati invece le andremo a simulare. Questo è quello, è il modo in cui vorrei procedere da qui fino alla fine del campionato. Diciamo di assistere alla partita e quindi andiamo a vedere le scelte del nostro allenatore. Cavani, Lavezzi, Hamsik, Marco Marin, il nostro acquisto, Aquilani, Well, Fabio Quentrao, Kiar, Hinoa e Hummels. Perfetto, ci siamo. Possiamo andare, ragazzi, ad affrontare il Valencia. Ci siamo, ragazzi, le squadre sono in campo e inizia adesso Napoli-Valencia. Marco Marin, eccolo qui con la sua velocità. Marco Marin, Hamsik, ancora il capitano, palla indietro per Lavezzi, in destro! È la parata del portiere. Siamo partiti forte, però. Mi piace, ragazzi, i due attaccanti, Marco Marin e anche Lavezzi, cioè con le loro velocità distruggiamo tutti. Attenzione, Parejo, stiamo attenti, palla dentro, allontana il Valencia, occhio qui, il sinistro, palla dentro, hanno segnato. Ha segnato Mata, il capitano del Valencia, squadra molto ma molto forte, peccato perché stavamo giocando bene in questo inizio. È il gol fuori casa, è pesantissimo, adesso si mette molto male, ma proprio molto molto male. Cavani, Hamsik, Marco Marin, attenzione il destro, bisogna segnare almeno due gol, ragazzi, per pareggiarla. Questa partita, Cavani, perché non è tirato al posto di dare il colpo di testa all'indietro, mannaggia. Attenzione, Mata. Ecco qua, Mata, ecco qui, siamo attenti, palla dentro, 2-0, 2-0 Llorente, è finita, la nostra avventura in Europa League finisce qua, assolutamente,
Non riusciremo mai a rimontare questa partita. Non la sto neanche a guardare l'altra, perché non ce la faremo mai. Ci stanno distruggendo. Cavani, fermato, fallo forse, eh? È dentro e fuori. Mi sa che è proprio al limite. Esatto, Lavezzi con il destro. 2-1, Pocio. 2-1. Prendi quel pallone. Prendi quel pallone, Pocio. Prendi quel pallone. Andiamo. E andiamo. Avevo perso la fiducia anche io. Tu, Pocio, forse me l'hai fatta ritornare. 2-1 al 56esimo. Adesso bisogna farne un altro per poi andare a giocare di là al Valencia cercando di fare il miracolo. Ma qua bisogna farne un altro almeno. L'altro lato per Maggio. Il palla dietro per Lavezzi. Mamma mia, Lavezzi. Per un centimetro non ci sei arrivato. Per un centimetro, cavolo. Per farci trovare un pizzico di speranza. Per dare un senso alla partita di Valencia. Per dare un senso alla partita di Valencia. Ci vuole un gol per dare un senso alla partita col Valencia. Dai, Pocio. Ancora tu, palla dentro per Cavani. E c'è la parata di Diego Alves. Fermiamolo, guadagnalo la rimessa. Ed è finita qua. Ho messo anche pausa perché non lo so. Banega, palla dentro. Llorente vicinissimo al 3-1, ma era fuori gioco. Purtroppo sul rilancio di Muslera dovrebbe finire la partita. Infatti è così. Perdiamo 2-1 e adesso diventa quasi impossibile riuscire a rimontare quella partita, la prossima partita, assolutamente. Diventa impossibile proprio. La prossima sarà di campionato contro la Fiorentina. Diciamo di non assistere alla partita, di vederla velocemente. E perdiamo 3-2. Peccato, perché la Roma ha vinto, il Milan ha pareggiato e la Juventus ha pareggiato. E l'Udinese invece ha perso. Quindi peccato, perché potevamo praticamente avvicinarsi a tutte. E invece siamo stati stupidi a perdere proprio la partita più importante. Peccato, proprio quando tutte quante le nostre avversarie perdono, noi andiamo a perdere anche noi. Comunque, partita contro il Valencia. Non la sto a guardare in campo, ragazzi, perché è impossibile fare un miracolo. Cioè, la guardiamo in modo veloce, sperando che i nostri giocatori riescano a fare qualcosa di bello. Ma è dura, è dura. 1-0 Valencia dopo 13 minuti. Ve l'ho detto, ragazzi, dobbiamo fare 1-1. Gran gol al volo di Hamsik. Ok, adesso ne facciamo un altro per andare ai tempi supplementari. Cosa impossibile, però se riusciamo a farne un altro e rimanere sul 2-1, riusciamo ad andare ai tempi supplementari e poi ce la giochiamo alla pari lì. Ma dobbiamo farlo però, senza subire nessun gol. Dobbiamo farlo senza subire nessun gol. Dai, 2-1, ecco, ho parlato. Finisce qui, perdiamo 2-1, perdiamo anche in casa. L'avevo detto che era difficilissimo, però ragazzi, ce l'abbiamo messa tutta. Peccato essere eliminati così, perché avremmo potuto prendere un avversario magari più debole del Valencia. Invece ci è capitato uno degli avversari più forti dell'Europa League. E va bene, non fa niente. Sono contento comunque di quello che abbiamo fatto. Andiamo a vedere anche la partita contro la Roma in modo veloce. La skippiamo e perdiamo 2-0. Mamma mia, gol di Crescenzi e gol di Borriello. Dai, adesso perdiamo colpi anche in campionato. Guardate lì, potevamo essere molto più avanti. E invece no, siamo al sesto posto. Accidenti, dopo aver sfiorato la Champions. Invece adesso la vediamo molto lontana. La prossima partita sarà contro una squadra stranissima che non so pronunciare. Qualcuno qui sotto magari proverà a pronunciarla. Voi che state guardando questo video, provate a pronunciare questa squadra qui. Sarntronburg. Ma comunque, Hamsik subito sull'1-0. 1-1 subito, ha pareggiato Pendeller. 2-1 Kayekon dopo 22 minuti, ritorniamo in vantaggio. 3-1 gol di Kayekon al 40esimo. Perfetto. E finisce qui la partita, 3-1. Ritorniamo alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, se non sbaglio. L'Udinese ha vinto, il Milan ha vinto, la Roma ha perso per fortuna. E comunque siamo lì a quota 53 punti, a meno 3 dalla Champions, dall'ultimo posto disponibile per la Champions, che è occupato dal Milan. La prossima partita di campionato sarà contro il Kanzler, come cavolo si pronunci. Adesso è iniziata quella parte del campionato dove abbiamo tutte quante le squadre deboli, così magari per fortuna possiamo riuscire a raccattare qualche punto qua e là. La skippiamo e la vinciamo 5-1, incredibile. Gol di Cavani, gol di Lavezzi, gol di Domutus, gol poi di Cavani ancora e gol di Lavezzi. Ok, perfetto. Questa è la classifica, siamo lì al sesto posto con 56 punti. 56, 56, 56, 55. Una sfida incredibile per l'ultimo posto disponibile per la Champions. Guardiamo anche questa partita e perdiamo 3-2. Dai, no, non col PSG United. Mamma mia, con questa partita abbiamo perso praticamente le speranze di Champions. Guardate lì, gli altri hanno vinto, hanno pareggiato. Noi siamo lì rimasti come dei scemi all'ottavo posto, perché perdiamo con il PSG United, che se non sbaglio era al 17esimo posto. Perfetto, questo è il Napoli. Questo è il Napoli, perdere con le squadre deboli e buttare tutto all'aria. La prossima partita è la 32esima di campionato contro il Lecce, altra squadra più debole rispetto a noi. E noi questa volta vinciamo con gol di Lavezzi, gol di Guarzallo e gol di Maggio. Perfetto, vinciamo questa partita, la Roma pareggia.
la Juventus vince, ma ormai non ci interessa. La Lazio vince, il Milan perde. Andiamo a vedere la classifica. Facciamo prima, siamo là a meno 2 dalla Lazio. La Juventus ha scavalcato l'Udinese. Io direi di non guardare più neanche l'Udinese, ma di guardare solo Lazio, Fiorentina e Roma e Milan, che sono le nostre rivali, diciamo, per la Champions. Ci tengo tanto, ragazzi, a questo quarto posto, quindi speriamo di concludere in bellezza. Voglio lasciare la presidenza del Napoli almeno con la Champions. Speriamo assolutamente di farcela. Avremo delle partite molto difficili, perché ci sarà questa contro la Lazio e poi ho visto la prossima è contro la Juventus, quindi sarà veramente dura riuscire a vincere e riuscire a mantenere questo posto. Abbiamo inoltre la partita contro la Lazio adesso, che occupa appunto, che è la squadra che occupa il quarto posto, quindi è una nostra diretta concorrente per la Champions. Andiamo a skippare e pareggiamo 0-0. Brutta partita. E siamo lì, ancora a meno 2 dalla Lazio. Con una vittoria potevamo scavalcarla e arrivare al quarto posto, e invece no, pareggiamo. Però vediamo il bicchiere mezzo pieno. Siamo fuori casa, se in caso di sconfitta saremmo andati a meno 5 dalla Lazio, quindi diciamo che ci sta a mantenere i due punti di distacco. Adesso però affrontiamo la Juve. Sarà molto difficile riuscire a vincere contro la Juventus, perché è una squadra fortissima, è al secondo posto in campionato, è la squadra, diciamo, dopo l'Inter più forte. E quindi speriamo assolutamente di ottenere almeno un punto. Oh, addirittura, addirittura, chi ha segnato? Chi sono gli eroi? Subito Lavezzi dopo 10 minuti e Callejon. Lavezzi e Callejon, signori, vittoria fondamentale, perché la Lazio che cosa ha fatto? Che non la vedo, ha perso. E quindi siamo lì al quarto posto, a più 1 dalla Lazio, a meno 10 dall'Udinese. Ma ormai è impossibile. Ma l'importante è stare lì, ragazzi. L'importante è stare lì. Questi qui veramente sono stati i due punti, anzi i tre punti più importanti di tutto quanto il campionato, secondo me, perché qui abbiamo fatto un salto di qualità assurdo. La prossima sarà in casa contro l'Atalanta. Cerchiamo di non rovinare tutto perdendo questa qui, e quindi andando a vanificare praticamente la vittoria allo Juventus Stadium. Vediamo un po'. Skippiamo. 2-1 all'86esimo. Well Palions, grande Well Palions. La Roma pareggia contro il Milan, quindi due dirette concorrenti hanno pareggiato. La Lazio pareggia contro la Juventus, e quindi siamo lì. Siamo lì a più 3 sulla Lazio. L'Udinese ha perso la sua partita, e quindi siamo a meno 7, se non sbaglio, esatto, meno 7 dall'Udinese. Cerchiamo di mantenere, ragazzi, non manca tanto alla fine, mancano 4 partite mi sembra, quindi possiamo farcela. La prossima è col Palermo in casa, cioè dobbiamo vincere anche questa, dobbiamo vincere anche questa, perché è qui che si decide tutto. Dobbiamo ottenere assolutamente 3 punti. Andiamo a skippare. 4-1, grandissimi. Lavezzi, Cavani, Lavezzi e Well Palions ancora. Sempre tu, Well, sempre tu. Il Milan pareggia, la Roma pareggia, la Lazio vince, quindi è ancora dietro, ma l'Udinese ha pareggiato. Attenzione, perché siamo lì a meno 5 dall'Udinese. Ragazzi, meno 5 dall'Udinese a 3 partite alla fine. Se facciamo 3 vittorie possiamo addirittura andare a prendere l'Udinese, e questo significa arrivare al terzo posto e quindi non fare i preliminari di Champions. È una cosa veramente difficilissima, perché l'Udinese ha sempre fatto belle partite, quindi è impossibile che vada a perdere tantissimi punti. Però non è detto l'ultima parola, staremo a vedere che cosa succederà in questa partita. Affronteremo il Parma, è una partita molto difficile perché il Parma è al nono posto e soprattutto perché siamo fuori casa. Andiamo a skippare e vinciamo 2-1 con un gol all'81esimo di Hobertan. Attenzione, la Lazio ha perso, l'Udinese ha vinto, cavolo, però la Juventus ha pareggiato. E forse, esatto, esatto, forse sì, anzi levo il forse, l'Udinese ha scavalcato la Juventus e noi siamo a meno 4 dalla Juve, a meno 2 giornate dalla fine del campionato. Sarà praticamente impossibile riuscire a prendere a quelle lì. Partita finale, ma come, l'ultima? Pensavo ce ne fossero altre due. Ho sbagliato i calcoli allora, scusate. Abbiamo solo una partita di Istra con No String. Va bene, grazie mille segretaria, con questa frase mi hai dato la carica per questa partita. E comunque andiamo assolutamente a giocare quest'ultima partita. Direi che il quarto posto l'abbiamo comunque preso, no? Indipendentemente dal risultato di questa partita, perché anche in caso di sconfitta le altre non ci raggiungono, vero? Comunque abbiamo vinto 1-0. La Juventus ha vinto, quindi comunque non la saremmo potuti andare a prendere. L'Udinese ha perso, la Lazio invece non la vedo. Eccola lì, ha vinto 2-0 con il Parma. La Roma ha perso, il Milan ha vinto. E questa, signori, è la classifica finale. Siamo arrivati lì al quarto posto con 65 punti. Io direi che l'obiettivo minimo di questo campionato è stato raggiunto, cioè arrivare al quarto posto in classifica. Se siete arrivati fino alla fine di questo video, scrivete qui sotto nei commenti l'hashtag Napoli Champions oppure Napoli siamo in Champions, qualcosa del genere, così per farvi capire che siete arrivati fino alla fine. Se siete arrivati fino alla fine, sappiate che siete veramente dei grandi. Noi ci vediamo con un prossimo video, raggiungiamo i 1000 mi piace e noi ci vediamo appunto con una prossima serie.